Una nuova operazione antimafia che spezza il silenzio della macchina estorsiva grazie alla denuncia di un imprenditore di Altofonte. In manette per associazione di stampo mafioso ed estorsione aggravata Salvatore Raccuglia, Salvatore La Barbera, Andrea Di Matteo e Giuseppe Serbino. Dopo 17 anni di minacce e richieste di pizzo, un imprenditore ha raccontato tutto ai carabinieri, ricostruendo le dinamiche della famiglia di Altofonte ed identificandone il vertice proprio in Raccuglia. L'operazione Happy Holidays è nata in seguito agli arresti scattati nel marzo del 2016 che avevano azzerato i vertici del mandamento di San Giuseppe Iato e delle dipendenti famiglie mafiose. In quell'occasione furono arrestati Di Matteo e Serbino per i reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione. Grazie alla collaborazione dell'imprenditore, i carabinieri hanno piazzato le telecamere nel suo ufficio, registrando la conversazione e la consegna del denaro. A fare cose beh, forse è una volta solo. Una volta uscito, i carabinieri di Monreale sono intervenuti arrestando La Barbera nella flagranza del reato di estorsione, recuperando complessivamente 1.500 euro, frutto anche di altre riscossioni. Ritrovata e sequestrata inoltre nella sua abitazione un'agenda contenente il resoconto del ricavato del pizzo ad Altofonte destinato al mandamento mafioso di San Giuseppe Iato per il sostentamento delle famiglie dei detenuti. Gli investigatori hanno documentato le strette relazioni con esponenti di spicco di Palermo e San Giuseppe Iato e hanno poi documentato la posizione di Di Matteo, Serbino e La Barbera come riscossori del pizzo, mentre Raccuglia rappresentava il reggente della famiglia mafiosa di Altofonte.